L'apertura su Davide Dionigi, giocone l'Arezzani in Serie A, per lui un contratto fino al 2016 con il Taranto. Sono in tanti, dalla Puglia in Curva Nord anche senza la tessera del tifoso, alcune come queste sono immagini davvero che fanno bene al calcio, una decisione questa della tessera tifoso che ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi dell'Arezzana, due pesi e due misure come purtroppo spesso avviene. Eccole qui, le due squadre schierate al centro del campo, i due capitani Prosperi e Zini con l'arbitro Castrignano di Brindisi, una direzione di gara impeccabile. La sua. Approccio buono alla gara da parte della Reggiana. Dopo tre minuti ci prova via piana con questa conclusione di destra e sottira una telefonata, ma l'approccio è buono da parte di Granata. Ben più pericoloso però il Taranto, Sciandone, grande parata da parte di Bellucci. Dal calcio d'angolo il colpo di testa di Prosperi, Aratti è prontissimo a salvare sulla linea nel primo piano i complimenti di Ramzi Aia, la deviazione decisiva di Aratti, la palla probabilmente sarebbe andata in fondo al sacco. Tredicesimo, è un rimpallo in questo caso che favorisce Rantier, il tiro di sinistro e Bellucci si distende a deviare. Passa un minuto, fitta la coscia destra, Calzi si arrende, al suo posto entra Iraci. 23esimo, uno sfondamento centrale di Esposito, trova un varco, palla per Aratti, la conclusione però non è un granché. 29esimo, Prosperi, il gigante della difesa del Taranto, ci prova anche di piede ma il suo bolide termina sull'alto, sulla traversa. Mezz'ora, con questa immagine dal basso, vedete Guazzo che sguscia via all'ottimo Lanna di oggi, il tiro dalla distanza, la palla che termina sul fondo. Caro Guazzo, mi devi rispettare la distanza, dice il direttore di gara, inizia la super sfida tra Viapiana e Bremek. Il tiro in questo caso trova pronto il portiere del Taranto e nel finale questo tiro di Sperotto con il piede sbagliato prima del tè caldo, con i giocatori vedete che discutono e l'arbitro un po' in debito d'ossigeno, però molto molto bravo. Si riparte dallo 0-0. Dopo due minuti, un varco sulla mancina per Rizzi, la palla in mezzo, Guazzo cerca l'Eurogol, il tacco de Dios, ma la palla viene mancata. Attenzione al contropiede della Reggiana, Esposito si accentra, salta uno, il secondo lo mette giù. Punizione e non cartellino giallo, perché l'arbitro, vedete, si consulta con i collaboratori e dice va bene, io sto muto sul bellissimo siparetto tra l'arbitro e l'Anna. Civilissimo, ma veramente molto bello. Via Piana ci prova, il tiro da dimenticare, ma mancava il fischio arbitrale. Tutto da rifare, stavolta il tiro del brasiliano è micidiale, palla sulla traversa. E beh, la dea bendata, si dimentica di noi. Lo andiamo a rivedere, vedete la palla con Brem che probabilmente non ci arrivava. Attenzione, non è la stessa punizione, è ancora Via Piana su calcio da fermo e stavolta Brem è strepitoso a dire di no alla conclusione del centrocampista oggi bene della Reggiana. 19esimo, intervento duro tra Lanne e Antonazzo, il giocatore pugliese resta a terra, vedete, dolorante, tutti fermi, tranne uno, Sperotto, che da solo, vedete, va a fare la guerra contro la difesa del Taranto. Se ne strafrega, il primo ci prova ad abbatterlo, il secondo invece ci riesce e allora via! Tutti a cercare la vendetta contro Sperotto, eccoli qua i giocatori del Taranto, Sperotto va via e fa bene e poi c'è Matteini che in pratica gli fa muro, poi si termina con la munizione di Bremek, ma finisce qua. Attenzione mezz'ora, perché pensa al fine in panca dall'inizio? Beh, ecco il perché. Un po' gli anni si fanno sentire nel Sassuolo, incantava. 31esimo, Gurma si apre sulla sinistra, stoppa il pallone, cross in mezzo, Esposito fa tutto divinamente bene tranne il tiro centrale con Bremek comunque attento, ma è il momento migliore della Reggiana. Gurma conquista il pallone, va al limite, il tiro, la respinta di Bremek, la reattività di Matteini da bradipo. 33esimo minuto, strepitoso salvatore Lanna, non c'è fuorigioco, il salvataggio su Antonazzi è decisivo, la palla fa fiù al palo, sarebbe stato un autogol clamoroso, ma questo intervento vale una rete, veramente guardate quanto va lontano. Attenzione, entra Paolo Rossi, per Matteini, per Esposito, no, per Aratti, ne parleremo, Aratti sofferente per crampi, una scelta che però a qualcuno non è andata giù, ma ne parleremo ovviamente al termine della gara. Entra Aratti, quindi esce Aratti, scusate, entra Rossi al sesto minuto. Attenzione, 41esimo, la bomba di Dideo, un autentico missile, la palla che termina sul fondo. Attenzione al 43esimo, l'azione da cui nascerà il gol. Cross di Antonazzo dalla destra, Lanna, sempre lui che salva in corner.
si prende dalla bandierina, attenzione, il gigante Prosperi vola in cielo e il tocco sotto misura di Girardi che va a davvero beffare la Reggiana. Poi Antonazzo, che non c'entra nulla, va a festeggiare sotto i tifosi, il gol porta la firma di Girardi, perché ce lo andiamo a rivedere. Il colpo di testa di Prosperi, la palla sul secondo palo, vedete, proprio con il tacco, con i tacchetti di Girardi che va a depositare in fondo al gol. Non è rete di Prosperi, ma il gol è di Girardi. Lo stesso Girardi in contropiede che va a cercare un varco, oramai si aprono davvero le praterie, ma era normale con la Reggiana tutta in avanti. Bellucci è attento, eccolo qua il mischione finale, Zini, ma un po' spinto, un po' così, ma obiettivamente non l'avrei concesso questo calcio di rigore. Per l'arbitro finisce qui, Reggiana che purtroppo esce sconfitta dal campo. Vedete la chiacchierata civilissima sempre fra l'Anna e il direttore di gara, sono quelli del Taranto che fanno festa. Purtroppo è la seconda immagine consecutiva dallo stadio Giglio e ci andiamo a rivedere dal basso. Vedete il gol che condanna la Reggiana, l'arbitro in posizione ottimale, non c'è fallo di mano, non c'è nulla, purtroppo semplicemente quelli del Taranto erano il doppio a livello di fisicità di quelli della Reggiana, e anche questo è un tema che andrà sviscerato nel corso di questo campionato. Fanno festa i giocatori del Taranto che con questo successo si portano a un solo punto dalla capolista ternana.